volare, anzi tagliare le onde, grazie all'energia del sole. Si chiama Sunraysor, l'imbarcazione solare ad alta tecnologia tutta italiana. Più che una semplice barca, un complesso insieme di sottosistemi elettronici, meccanici e fluidodinamici. C'è tutta una serie di particolarità che vanno dalla costruzione, che è interamente in materiali compositi avanzati, quindi più simile a un aereo per certi versi che a un'imbarcazione, e poi il discorso di tutta la componentistica elettronica che controlla integralmente la barca, dall'aspetto di raccolta energetica coi pannelli solari sino alla motorizzazione e alla gestione del motore. Il progetto avrà una sua base con sede nel Mar Piccolo di Taranto. Ad annunciarlo il governatore della Puglia Michele Emiliano, sottolineando la volontà di supportare progetti orientati alla sostenibilità. Un progetto che piace anche al Ministero dell'Ambiente. Quando ci sono territori, tra virgolette, più bistrattati dal punto di vista ambientale, che poi riescono a identificarsi in un progetto simile, significa che quel progetto ha un valore ancora più grande. Sunraysor è anche un esempio virtuoso di collaborazione tra accademia, ricerca e industria. Avere un'esperienza di questo genere ci consente di anticipare velocemente il time to market e di riuscire a testare insieme a aziende abbastanza visionarie il prodotto futuro che avremo a disposizione. Taranto ha problematiche di natura ambientale, ha ben due mari e ha bisogno di emergere da una cultura della città dei veleni che non è. E questa iniziativa ci ha affascinato quando ci è stata proposta. Il mio gruppo è avvezzo già a tecnologie innovative, siamo i primi produttori in Europa di idrogeno da fonti rinnovabili, per cui un'iniziativa di questo tipo non poteva lasciarci indifferenti. Sunraysor è reduce dai primi test in acqua in occasione del Monaco Solar and Energy Boat Challenge di Monte Carlo ed è al momento la prima e unica imbarcazione italiana nella categoria Solar. Dopo le prove di Monte Carlo, sfiderà altre 18 imbarcazioni solari in Olanda a settembre.